Eccoci, buonasera, buonasera, amici sportivi di IdeaWebTV.it dal vostro Danilo Lusso. Avete visto? Che probabilmente avete visto. Se non avete visto, adesso ve lo diciamo. Insomma, è cambiato qualcosa rispetto ai, agli scorsi lunedì? Perché manca il buon Edward Pellegrino, che ovviamente noi gli mandiamo un saluto, un abbraccio impegnato in una serata comunque di impegni lavorativi. Qui, insomma, mi ha affibbiato il compito di fare il timoniere sperando di non fare, ovviamente casini. Poi se li faccio, ovviamente mi perdonerete, che io sono in bu buona fede. Allora, con me questa sera nella dodicesima puntata stagionale di eh, terzo tempo. Insomma, stasera con me eh, un co conduttore eh, d'eccezione. Che in realtà, poi fa parte della nostra famiglia della redazione sportiva di Deuro TV. Il buon Carlo Cerutti. Ciao Carlo. Ciao Danilo, ciao Danilo. Quando ci sono impegni culinari, Edward eh, mi, mi cede il timone, diciamo. Il... Assolutamente. <ride> ti, ti, sì, sì, ti, ti cede la co-conduzione. Allora, vedete che io ho già, come si dice, svelato le carte sul tavolo, non ho oscurato i volti dei nostri ospiti, perché tanto dovevo solo fare presentazioni, nulla di più. Allora. Eh, questo primo blocco che sarà un blocco un po' extra large della puntata che ci terrà compagnia diciamo fino verso le 21.10, 21.15 parliamo di eccellenza, parliamo di calcio di eccellenza, di eccellenza, girone B quindi gione delle nostre eh, cuneesi e siamo già in collegamento, lì vedete che ci stanno guardando con degli sguardi attoniti no no, sto scherzando, sono attenti e stanno aspettando insomma di dialogare con noi io saluto e ringrazio Ettore Cellerino, allenatore del Moretta, ciao mister Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alberto. E, e sotto, ciao Carlo. sotto di me nel riquadro, eh, Alberto Merlo, allenatore del Benarzore. Ciao, mister, anche a te, benvenuto. Ciao a tutti. Ciao, Ettore, ciao, ciao a tutti. Grazie ovviamente a voi allenatori di aver accettato l'invito. Lunedì è la domenica degli sportivi. Noi però vi rompiamo le balle anche di lunedì. No, scherzo, facciamo 45 minuti di sano pallone per stare insieme, comunque per strappare un sorriso. Carlo, Carlo da chi vogliamo partire? Dai, lascia a te la decisione, dai. Ma, eh, chi se la sente di commentare prima la domenica? Chi. chi... Perché, perché nel fuori onda, mister, me, mister Merlo ci ha, già detto una cosa, ci ha già detto una cosa indicativa sulla domenica. Quindi dai, parto da lui, parto da lui. Eh, vabbè, mister, tanto col, farà, la domanda che penso faremo a Ettore: è simile domenica non facilissima, eh, se non altro per il risultato, eh, ti chiedo che tipo di partita è stata. E, e più in generale, diciamo. Raccontaci un po' il vostro momento attuale, come sta la Benar solo in questo momento, senza, senza dire troppo, senza voler raccontare tutta la stagione, ma a grandi linee come, come state voi oggi. Ma guarda, è una stagione che si è incartata un po', nel senso che vabbè, la partita di ieri è una partita che, se non ci fosse la classifica che abbiamo, io sarei anche soddisfatto perché abbiamo giocato assolutamente alla pari contro l'acqui. E poi si parlava con alcuni giocatori anche dell'Aqui che mi dicevano noi siamo gli stessi del torneino delle dieci partite dove abbiamo fatto due o tre punti. E però adesso loro sono molto convinti, sono molto compatti, eh, sta girando tutto per il verso giusto perché poi per essere là deve girare tutto per il verso giusto. E noi in questo momento qua diciamo che non sta girando tutto per il verso giusto perché... Poi ci mettiamo del nostro perché nella partita di ieri loro sono andati in vantaggio noi abbiamo avuto un'occasione per pareggiare il primo tempo però è una partita molto equilibrata poi nei primi dieci minuti del secondo tempo avevamo assolutamente l'inerzia noi perché si vedeva che prima sulle palle cominciavamo a diciamo a schiacciare un po' là e c'è stata l'ingenuità non di un giocatore del 2003 o del 2002 ma uno dei giocatori più esperti che ho perché molinari ha preso una seconda munizione assolutamente giusta perché non, 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 no, io so, protesto quando è il caso di protestare quando nel caso di protestare bisogna stare zitti e, anzi ho fatto i complimenti all'arbitro alla fine e, rimanendo in 10 però ci sono stati bravi a tenere la partita in equilibrio e poi ecco il, il nostro momento attuale è la grandissima giocata che ha fatto Diego a, un quarto, a 12 minuti dalla fine che ha preso un incrocio dei pali interno dopo che il portiere l'ha anche toccata su un tiro a giro e sullazione successiva hanno fatto il 2-0. Eh, poi, poi, per carità, poteva finire dopo il 2-0. Noi ci siamo sbilanciati in 10, poteva potevano fare anche altri gol. Ma al di là di questo, la prova fornita è stata una buona prova. È chiaro che. I 14 punti in classifica sono pochi, eh, secondo me non rispecchiano il nostro campionato eh, perché ne meritavamo almeno 4-5 in più, eh, però se sono quelli ci meritiamo quelli e dobbiamo essere bravi eh, veramente nella sosta a, a, a fare un girone di ritorno diverso. Questo è un campionato che, almeno io parlo per la mia squadra che non ha fatto il campionatino delle 10 partite è stato atipico perché noi ci siamo ritrovati a fare tanti turni di Coppa Italia, fortunatamente perché è stato bello, però dopo dieci mesi che non giocavi e fare tre partite alla settimana quasi sempre ci ha penalizzato sul piano degli infortuni e anche magari in alcune partite sempre essere concentrati nei giochi tante, qualcuna ti è scappata. Allora ehm, io farò così, Carlo: facciamo una domanda per uno, così eh, giochiamo sì. a ping pong, facciamo un doppio e insomma interagiamo. Eh, con i nostri ospiti, ovviamente eh, oltre ai nostri ospiti potete interagire anche voi io vi ricordo, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook idea.uv.tv, Revista Idea ma anche sulla nostra, sul nostro canale YouTube idea.uv.tv, quindi potete oltre a lasciare il like, anche lasciare un commentino qui sotto che eh, cercherò di mandare in onda, sempre che non combino casini, anche qui, perché ovviamente il condizionale è d'obbligo e sempre eh, che parlo... siano belle parole, direi sempre che siano sempre... belle parole sembra che siano belle parole o magari un saluto a, a Edward che i nostri eh, lettori vogliono... Andare. No, adesso a parte le battute, io passo a mister Cellerino perché Carlo ha imbeccato Mister Merlo sulla partita del Benarzole. Io, eh, Ettore, voglio parlare con te invece, purtroppo anche qui si tratta di una sconfitta, ieri 2-0 al Michele Coppino eh, con l'Alba Calcio. Eh, Ettore, cosa non ha funzionato per il Moretta ieri? Eh, ieri, ieri abbiamo funzionato molto, eh, diciamo che dopo i primi dieci minuti dove a mio parere avevamo approcciato anche bene alla partita, abbiamo avuto noi la prima grandissima occasione per andare in vantaggio, eh, purtroppo l'abbiamo sbagliata e eh, come se fosse che quell'episodio ci, ci abbia un po', un po spenti. Eh. E quindi l'Alba Calcio, ieri, ha meritato assolutamente di vincere. Eh, e noi, noi, noi abbiamo fatto. Eh, quindi, come, come dico sempre, il primo responsabile sono io, perché io poi faccio de delle scelte e le scelte che ho fatto ieri, purtroppo, so, eh, sono state sbagliate. Il campo, il campo dice questo. Eh, ma abbiamo sbagliato tanto e sotto, sotto tanti punti di vista, eh, soprattutto dal lato proprio calcistico, abbiamo sbagliato tanti passaggi, poca qualità. E, e questo è stato, eh, purtroppo, purtroppo capita nelle, eh, in, nelle annate, eh, passaggi anche a vuoto, e eh, eh, quello di ieri è stato, è stato uno di questi, assolutamente. C'è poco, poco da dire: partita, partita sbagliata da parte di tutti, io ripasso a, a, me, a mister Alberto, nel frattempo vedete lo specifico, eh, quello che è stato il resoconto dei risultati di ieri, adesso poi vi mostrerò anche la eh, classifica. Alberto, tra l'altro ieri una sfida in famiglia perché sull'altra panchina c'era tuo fratello Arturo. Era un po' di anni che non giocavamo più contro. Eh, sono stati più bravi, sono, sono stati più compatti. Sono una squadra che io definisco che gioca a uno o due tocchi perché non è che la stoppino molto, eh. però sono stati molto bravi a limitare i rischi. Sono una squadra molto esperta perché glielo facevo vedere ai miei. Io gioco sempre con 6-7 giovani e poi quelle cose lì possono darti dei vantaggi, ma degli svantaggi. Ieri dopo un minuto Marcello Genocchio che è, è come se fosse veramente mio fratello perché abbiamo passato molto tempo assieme ha, ha tirato una fucilata a De Sosa non ti dico come Tardelli a Rivera ma ha fatto capire che partita andavamo a affrontare noi e io dico sempre che nei primi tre minuti difficilmente sei ammonibile e di fatti non è stato ammonito e poi, però quella è stata l'impronta loro sono una squadra molto esperta poi abbiamo giocato anche sul campo più piccolo perché di là c'era la neve, sul sintetico, forse a loro gli ha, gli ha aiutati ancora di più, però ripeto sono stati più bravi, ho vinto 2-0, complimenti a loro, sarà il ritorno. Avremo due molto per pensarci. Ecco, Danilo, Danilo, io se ti va resto su, su, su Mr. Merlo e poi passo a Ettore così ne faccio una e una. Anche perché destino ha voluto che nelle ultime due settimane io faccio le classiche interviste prepartita partita e ho sentito prima Ettore e poi De Souza per, per la Benarzole, quindi diciamo conosco un po' la situazione in momento. Parlando appunto o, con Diego oppure, adesso... O, oppure porti un po' sfiga, però... No, oppure porto senso... sfiga, però voglio dire, cioè nel senso... <ride> potre, potre, no potre dai, volevo... che volevo... me, me ha portato po'... bene, eh. No, volevo ah, vedere, dice, il mister a sorridere per quello che l'ho detto. No, no, no dai. E, ci Ettore, Ettore, se non ricordo male, c'era un periodo in cui quando venivo a Saluzzo vincevi sempre. Quando eri a Saluzzo, ti ricordi? Ma io ho a tre anni. Purtroppo sono tanti anni <ride> che mi hai abbandonato e devo, devo cavarmela da solo. Eri talismano Cerotti, era il ta talismano, talismano Cerutti, poi, era esatto, il eh. del Saluzzo di La Padula, eh, Caserio e Morero. Degli anni d'oro, quando andavo, lui vinceva, faceva goleade poi non c'ero io e perdeva 1-0. Tattico. Il trio lì era bello, eh? non è difficile. Fare il talismano con quel trio, che sì, hai sì. Detto. Vero, anche quello, vero? Anche quello esatto. Anche quindi quello. non affibbiarti i poteri che non hai. No, adesso torniamo <ride> sui binari della serietà. Vai, sì, Carlo, con la domanda. Sì. Eh, vabbè, a, a mister Merlo, vabbè, intanto lo faccio ridere perché non è arrivato il commento su Facebook, ma su Whatsapp non dico chi, ma mi ha scritto mister Merlo che non protesta dopo la eh, durante la partita, non ci credo, con, con le faccine che ridono. Quindi, quindi, è quindi, cambiato. Se, Ora, è cambiato. È disastro, che ho fatto un'intervista con voi che ho fatto un disastro. E infatti <ride> mi sono... <ride> Uh, io sono cambiato, sono diventato un po' più calmo in panchina rispetto a prima. Poi protestare, se non, quando il giorno che non protesterò più devo smettere, perché vuol dire uh. che non, non c'ho più sangue nelle vene. Chiaro, chiaro. Senti, tornando seri, con, con, con Diego De Souza parlavamo lui un elemento che mi ha detto che secondo me è interessante, il fatto che lui ritiene, giustamente, lui per primo credo lo sappia, che la Benarzòe comunque ha delle qualità e delle individualità che possono darvi una mano. Secondo te possono essere le individualità che in una fase come questa possono aiutarvi a uscire fuori dalle, dalle difficoltà? Ma guarda, il calcio è uno sport di squadra. Io che decidevo le partite da soli ho visto solo Maradona nella mia vita. Sicuramente individualmente mh, ci sono alcuni giocatori che, 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 che possono, devono dare di più, però... Dai momenti di difficoltà si esce sempre come collettivo, tutti assieme. Chiaramente per ogni tipo di campionato secondo me ci vanno delle qualità. Eh, devi salvare, devi imparare veramente a, a morire quando riesci a fare un gol e andare in vantaggio, ma a morire per non fartelo fare. Però sono tutte cose che derivano dagli allenamenti, dalla voglia che ci metti. Noi abbiamo pagato tante ingenuità tanti errori individuali ripeto siamo giovani perché abbiamo perso partite guarda io mm -hmm. lo dico con orgoglio devo ancora affrontare il Chisola domenica l'unica squadra che mh, ci ha messo sotto a noi dove finita la partita ha detto andiamo a lavorare perché siamo lontani da questi è stata di mister Brovia perché loro lì ci hanno veramente un po' massacrato è finita 2-0 con due rigori però abbiamo veramente fatto fatica le altre partite sono sincero eh, ne abbiamo perse sette e eh, sono tante eh, non, difficilmente in eccellenza mi è capitato io ho lottato per salvarmi sono anche retrocesso però difficilmente ne ho perse tante così in un giro ma tante le abbiamo perse veramente in maniera rocambolesca io ricordo a Rivoli dove abbiamo fatto una partita clamorosa vincevamo 2-0 dopo 20 minuti potevamo essere anche di più ho ricordo a a Dronero dove abbiamo fatto 35 minuti nel primo tempo incredibili ci siamo andati due volte in vantaggio e poi in 10 minuti del primo, fine primo tempo 10 del secondo abbiamo preso 3-4 gol ma con, delle, con una facilità proprio che, che lì ci deve far pensare do, dove dove erano i nostri problemi? Però ripeto: squadre. Secondo me, noi dobbiamo avere la capacità di raccogliere tutte le forze di usare sicuramente le individualità perché quelle come Diego sono individualità importanti. che Finora Diego ha fatto un gol, quindi è una cosa strana. Ma io Diego lo terrei sempre con me perché so che è un giocatore che può veramente darci una mano gigantesca. Però, se pensiamo che ce la risolva solo lui, è dura, bisogna metterlo nelle condizioni che ce ne possono risolvere, chiaro, chiaro. Ecco, Carlo vai, con, la, io... con, la, con, la, vai dimmi. con Ettore, va bene? Eh, vai con Ettore, niente. così poi partiamo con il nuovo giro di domande, vai, perfetto. Eh, Ettore diciamo, con, con Alla Benarzole un elemento che era. era Comparso un po' dall'intervista era l'elemento dell'individualità. Con Ettore invece, ovviamente, tu sei un signore, giustamente non lo dici, ma l'elemento che era un po' venuto fuori era quello degli infortuni, che sicuramente vi ha segnato un po' nel girone d'andata. Eh, può essere un fattore quello del recupero dei giocatori per aiutarvi nella seconda metà? Se, 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 se il trend cambia, sì, perché se guardo ieri, purtroppo... Spero che, che gli esami che adesso farà il giocatore escludano le, le cose più gravi, però di nuovo ieri abbiamo avuto purtroppo un altro grave infortunio. E questa, questa è un'annata che ti dico solo che la prima di campionato a Castellazzo io ho lascio tre giocatori, eh, pronti via la prima domenica. E, ed è stato un trend fino ad oggi continuo. Eh, ancora oggi io aspetto di, di, di fare una seduta di allenamento non ti dico una partita ma una seduta di allenamento con tutta la rosa a disposizione non l'ho mai fatto eh, però, però purtroppo queste cose sono cose che, che capitano e tra l'altro il 70% non sono neanche problemi di lesioni muscolari eh, sono proprio fratture, eh, crociati, caviglie quindi, quindi è proprio un, purtroppo un'annata che, che per noi è, è, è partita in questo modo qua e, e ti dico che oramai, come ti dicevo nell'intervista in settimana oramai ci siamo, abbiamo fatto il callo ci siamo abituati, io per primo eh, i ragazzi con me eh, e non, non ci facciamo quasi neanche più caso però sicuramente eh, il, nostro, il nostro percorso fino ad oggi è stato, è stato condizionato, perché poi ti condiziona per mille motivi eh, giocatori che un, Due partite fanno i difensori, poi altre due partite tornano a fare i centrocampisti. È sempre un arrangiarsi. Però devo, devo dare atto a quello che, tra l'altro, diceva anche prima Alberto: grazie a Dio il gruppo ha sempre risposto bene. E al di là di, dei, dei passaggi a vuoto come, come ieri, che però purtroppo durante un'annata. Eh, ci stanno, eh, ci riflettevo proprio ieri. Siamo a 14 partite di campionato fatte. Noi ne abbiamo fondamentalmente sbagliate tre Tutte le altre noi abbiamo siamo sempre stati in partita, abbiamo sempre, sempre provato a giocare. Eh, però sicuramente è un'annata un nata storta. Questo, questo è, è poco ma sicuro. Eh, dobbiamo essere bravi, io, il mio staff, i ragazzi e la società a stare tranquilli a cercare di, 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 di aiutarci perché intanto fare, fare processi in questo, in questo momento e in annate come queste non, non serve assolutamente niente e, e il gruppo, ripeto, non, non gli si può dire niente perché, perché comunque nelle ultime 3-4 partite abbiamo riacciuffato eh, punti facendo gol al 90 e 92 esimo e questi sono segnali di un gruppo che, che comunque è sul pezzo, che non molla mai, e sono cose che, che per me sono la base la base di tutto. Poi, poi purtroppo agli infortuni tipo quello di ieri non, non, non ci puoi fare assolutamente niente. Capitano, eh, ed è così. Eh, allora, Alberto, io torno su di te visto che ho lasciato lì la classifica. Eh... Voglio chiederti, Alberto, prima nel fuori onda ci hai fatto una battuta che abbiamo riso tutti e quattro, no? voglio che la ripeti, una volta che hai fatto la battuta ti faccio una domanda sulla classifica. E Tra me e Ettore abbiamo quasi i punti della classifica, quindi abbiamo a lavorare parecchio, però una cosa che ci tengo a sottolineare, sono sicuro che Ettore si ricorda con me perché ci conosciamo da tanti anni. Eh, ci stiamo mettendo tutta la nostra professionalità eh, io quello che chiedo ai miei giocatori è che sicuramente ci siamo un po' inguaiati eh, può esserci la sfortuna può esserci la decisione magari sbagliata una volta di un arbitro una volta eh, tanti errori miei mh, o, o di qualche giocatore però voglio al mio fianco eh, oltre al mio staff che io veramente eh, apprezzo tantissimo dei giocatori che abbiano, non voglio usare il francesismo, ma mi capite, le cose <ride> da tirarsi fuori, perché dato che sono convinto anch'io che il Benarzole non meriti questa classifica e che, che ne debba venire fuori, però ci va della personalità, dell'orgoglio e al mio fianco voglio solo quei giocatori lì. Chi non se la sente... Eh, Innanzitutto vuol dire che non ha uh, la mia stessa idea di calcio, che è quella. Adesso sono sei domeniche che non vinciamo, io sono sei domeniche che la domenica sera diciamo che non dormo e forse non bisogna dormire per cose più gravi, però per me il calcio finché sarà così lo vivrò da allenatore, il giorno che non sarà più così andrò a vedere le partite allo stadio come fanno tanti altri. Però al mio fianco voglio quei giocatori lì e voglio della gente che sia così. Gli altri per me possono stare a casa, nel senso, e attenzione, io ho un gruppo mh, che, che la pensa veramente, spero e penso tutti come me. Chi non la penserà come me domani me lo deve dire perché è giusto che da questa situazione qua bisogna uscirne da uomini e se non sei uomo intanto non ne esci fuori. Allora, eh, io nel frattempo, Ettore, ti ho ammutolito un attimo il microfono, ma perché c'era un po' di ritorno e quindi insomma, disturbava la risposta di Alberto, quindi non l'ho fatto perché non volevo che intervenissi. Eh. <ride> ho solo i poteri da regista di toccare certi tasti, ma sicuramente non, non vi voglio togliere la parola. Eh, giro la domanda anche a te. Ettore, invece insomma, della, tua, della vostra classifica, della tua classifica, insomma, cosa c'è secondo te da migliorare al di là della posizione dei punti? No, c'è da migliorare quello, c'è da fare Ma dei beh. punti, perché se non fai dei punti... I punti e la posizione. Se non fai dei punti rimani... Il, il problema è quello, però poi siamo, siamo anche... Allora, volevo dare un consiglio ad Alberto, prima di tutto, perché anch'io per... Eh, sei, sette domeniche non ho vinto, inizia a fumare come faccio io, Albi, così eh, ti udo, te lo posso garantire eh, con lo stress. No, a parte, a parte le battute. E eh, eh, sicuramente c'è da migliorare, da, da, da fare dei punti. Questo, tra l'altro, è un campionato mh, che non so ancora se è per fortuna o per sfortuna, eh, è, è molto livellato. Perché se guardiamo i risultati eh, delle, delle domeniche, spesso e volentieri tutti fanno punti con tutti. Eh, questo non è un campionato dove ci sono le tre o quattro abbandonate là dietro e le, le prime tre o quattro che, che, che viaggiano staccando tutti. Eh, e quindi secondo me da un lato è positivo, da, da altri lati meno. Però ogni domenica io sto notando che le, le stesse parole che dice Alberto sono, sono la disanima della, della mia stagione. Eh, cioè, oggi trovare qualche squadra che ti ha massacrato io. Sinceramente, faccio, faccio fatica. Ogni domenica tutti se la giocano con tutti. Eh, poi, questo gioco qua l'ho detto prima: detto di domenica, dopo cinque minuti abbiamo avuto il portiere e, e noi abbiamo sbagliato. Per carità, poi magari ne prendo tre lo stesso. Però, magari se dopo dieci minuti sono avanti 1-0, la partita cambia. Questo, questo non lo posso sapere. Però, però ci, sono, ci sono stagioni dove tu devi essere più forte della, eh, chiamiamola, sfortuna nel caso del, dell'impu e, e cercare di sicuramente di tirarti fuori. Questo, questo è poco ma sicuro. Io assolutamente credo. Nel, nel mio gruppo eh, e il discorso che ha fatto prima Alberto ai suoi giocatori, io l'ho già fatto circa tre settimane fa. Eh, quindi come, come vedi condividiamo le idee, sono quelle, ma non avevo dubbi. Eh, però è vero, perché, perché poi, poi ci, ci vogliono gli uomini, perché poi lamentarsi il trovo io sono stato giocatore eh, e il giocatore tende a cercare sempre l'alibi. E, e ci sono dei momenti in cui gli alibi li devi, li devi lasciare perdere che sia la sfortuna, che sia l'arbitro, che sia il, il giovane, il vecchio eh, l'allenatore che, che può anche, io spesso dico problemi, non capisco più niente di calcio e può succedere per carità eh, però poi dobbiamo essere tutti uomini eh, io anche dico la famiglia, il tempo noi allenatori arriviamo il lunedì, già la domenica sera e viviamo la settimana pensando su sulle scelte che fai cosa puoi migliorare e poi però i giocatori sicuramente eh, sono sempre loro i protagonisti eh, soprattutto poi eh, quelli che, che, che si devono unire e, e, e poi in campo giocano loro e devono metterci un attimino quello che è eh, gli attributi l'unione del gruppo e ripeto grazie a Dio i temi nello spiegatoio non ne ho molto unito e, e quindi, quindi io sono il primo, il primo sostenitore di quei ragazzi che alleno anche perché insieme al mio direttore e quindi continuo a credere in loro fino, fino alla fine e fino alla fine io sono eh, straconvinto che, che, che riusciremo ad uscire poi se no se non è così se ci sarà l'ho detto nell'intervista con te settimana scorsa se si dovrà fare i play out non c'è niente di male eh, bisogna anche bene, lì essere contro... forti a... no, eh, spero, spero di no, assolutamente mm. però nel, nei, nei dieci anni che alleno mi è capitato di farlo in situazioni molto più, compli molto più complicate come posso dire, io nella, nella cacca ho già navigato e eh, non ti dico che ci sto bene, però, però dei remi, ho dei remi importanti, eh, quindi sarò sicuramente l'ultimo che, che, che getterà la spugna. questo poco, ma sicuro, ma metto la mano sul fuoco, sul fuoco per, tutto, per tutti i miei ragazzi che alleno Adesso, eh, Carlo, ti passo la parola, così fai eh, la tua batteria di domande a Alberto Ettore. Io volevo soltanto dire a Mr Merlo. Cioè Carlo ha detto, ah, magari farei play-out con Alberto. Cioè, tu potresti dire, fatti fatti tuoi Carlo, giustamente. Hai la facoltà, eh? No, si è limitato, è stato umile. È stato umile. Ha Io fatto, fatto training, le... training autogeno, non solo con gli arbitri nelle interviste, ma anche alle provocazioni dei giornalisti. Vedi? Eh, ma è giusto che sia così. Eh, se ci bacchettate, a me è tutta, è tutta benzina. credetemi? A me. Lo dicevo no, no, ieri. Partita di Acqui, che magari c'era qualcuno che poteva anche, perché poi sai, non sei mai proficuato. A me, se, se qualcuno la è solo piacere, non è un problema. sono solo quelli i problemi. Il problema è far qualche gol, difenderlo e non prenderlo. Quello è un problema già più grosso, però eh, saremo pronti anche a. Io etto, che in un tranquillo centro classifica, non, non di più. <ride> Carlo. Anche perché, anche perché guardando, guardando poi i dati eh, siete, siete le, tra le squadre che hanno pareggiato di più quindi effettivamente quando dite che poche squadre vi hanno messo in difficoltà credo che lo dimostrino anche i numeri avete pareggiato cinque partite a testa che diciamo anche solo due fossero state vittorie portavano già tanti punti detto questo eh, Alberto chiedo a te la fatidica domanda che poi faremo anche a Ettore presumo c'è ancora una domenica prima di chiudere il girone di andata e voi giocate se non erro a Chisola cioè col Chisola quindi è un'altra partita tutt'altro che simpatica diciamo mettiamola così, può essere l'occasione per per diciamo rinvigorirvi prima della pausa? Guarda Chisola al di là che è una squadra ottima però noi, noi abbiamo vinto due partite in Coppa Italia in maniera piuttosto pesante con loro quindi avranno il dente però al di là di questo, in questo momento qua noi non possiamo scegliere con che avversario far bene noi chi c'è dobbiamo far punti questa deve essere l'unica cosa nostra che sia più forte, che sia più debole che lo devi affrontare con un'attenzione di più su una cosa piuttosto che su un'altra noi dobbiamo far punti quindi chi c'è, e ripeto chi è un mio soldato deve venire ed essere pronto a fare la guerra contro chiunque con il grande rispetto che ho per il Chisola, perché secondo me è veramente. Una... È una delle squadre che gioca più a calcio dell'intero girone. Vabbè, ruoto la domanda anche a Ettore. Voi invece avete una partita diversa sulla carta, nel senso che potenzialmente può essere davvero un'occasione importante, è uno scontro diretto a tutti gli effetti con il CBS, giusto? Sì, assolutamente sì, eh, però mi aggancio un po'. Al discorso che facevo prima, ehm, in, in questo campionato, qua le, 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 se, se guardi la classifica, secondo me fai già un errore N nella costruzione, nella preparazione di una gara. Questo campionato, qua che tu giochi con la prima, che tu giochi con l'ultima, eh, sono partite che, che tutte le partite devi, devi, devi partire, stare sul pezzo, approcciare bene e, e cercare di far punti, qualsiasi, qualsiasi sia l'avversario. Quindi può essere il CBS come può essere l'Aqui che, che secondo me non, non cambia nulla. Questo campionato qua è, è così. È, tanti tanti eh, all'inizio del campionato si parlava del Lucento che era una squadra con tanti fuori quota. È, oggi il Lucento dimostra che, 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 che non è così. Quella squadra che bisogna fargli i complimenti perché... Perché, nonostante tutti, la maggior parte dei giovani che, che giocano, eh, a me per primo no, hanno vinto, mi hanno battuto e, e c'è da fare i complimenti. Ma il Lucento è lo specchio di quello che è il campionato di oggi, eh, questo campionato qua. Quindi, chi, chi fa le valutazioni, che guarda la classifica, secondo me mh, fa un errore. Eh, questo campionato vinci, perdi e io e Alberto pareggiamo molto con tutti. Eh, la, realtà, la, realtà è questa. la realtà è questa, chiaro. Da, Danilo, per, permettimi una cosa e poi ti lascio la parola. Eh, vai, vai. Io che, che, chiederò poi in un secondo momento, entrambi, visto che siamo, siamo nel periodo, cosa chiedono a Babbo Natale, quello, quello è d'obbligo, Cioè cosa vorrebbero trovare sotto l'albero per la loro squadra, ma, ma eventualmente glielo chiediamo alla fine. La sì, domanda di Babbo Natale gliela chiediamo, gliela chiediamo alla fine. Sì. <ride> Allora, ehm, abbiamo già un po' analizzato anche il prossimo turno, abbiamo visto eh, la classifica, io voglio chiedere a entrambi, quindi mi possono rispondere prima Alberto, poi Ettore, così continuiamo il ping pong. Tanto vedo che insomma, sono le 21.03, abbiamo passato i, la mezz'ora di puntata, abbiamo ancora eh, mal contato un quarto d'ora fino alle 21.15, quindi vi possiamo ancora spremere come dei limoni, ovviamente in senso buono. Allora, eh, allenat eh, cari allenatori, vi voglio chiedere, al di là delle vostre squadre, un giudizio su questo girone B di eccellenza, al di là delle posizioni, però, insomma, come lo vedete, le squadre che comunque avete già affrontato e di che forse è, secondo voi, questo campionato? Un campionato che è ripartito ovviamente dopo quella formula eh, di playoff di quei tre mesi e dopo ovviamente lo stop per covid della passata stagione, è stata un'eccellenza stranissima scorsa. Adesso si è ricominciato come era una volta, diciamo così. Vai Alberto, poi Ettore. Ma è un campionato, io prima ho detto che la squadra che ci ha messo sotto era l'Albese, chiaramente non voglio mancarvi di rispetto a quello che ci ha messo sotto anche loro perché ci hanno battuto 4 1, però è stata una partita diversa, è stata una partita dove loro erano partiti fortissimo, noi non c'eravamo quel giorno lì, però poi avevamo avuto addirittura delle situazioni per riaprirla la partita. È un campionato dove la... La praticità e la, veramente lo star sul pezzo sta facendo emergere la squadra che è in testa alla classifica. Io ho grande stima di, di Michi Magliano e i suoi ragazzi, che però non si sono inventati niente, stanno veramente facendo, sono i più magari più continui, quelli che sbagliano meno di tutti. Eh, io come diceva prima Ettore, mi è capitato di pareggiare magari col Castellazzo che ha qualche punto in meno di noi, eh, non, non tanti, ma che magari uno dice eh, devi battere Castellazzo e poi abbiamo pareggiato a Centallo, che è una signora squadra, o, o, o ripeto a Rivoli eravamo 3-3 al 94esimo. È un campionato molto equilibrato, è un campionato dove, ripeto, per me la sosta che c'è stata lunga che ci siano molti più infortuni perché c'erano ragazzi che erano 9-10 mesi che facevano poco. È un campionato molto equilibrato. Sì, adesso c'è l'Atletico Torino che ha fatto qualche sconfitta di più però io so che quando dovrò andare a giocare a Torino con l'Atletico Torino sarà una brutta giornata, perché so già che sono campi difficili tutti. Quindi molto equilibrio. M secondo me alla lunga certe corazzate dovranno venire fuori, eh, però ripeto, spodestare il Cuneo comunque sarà dura. Eh, aspetta che ti ria riattivo il microfono, più pazienza così ho tolto il ritorno. Vai Ettore. Ma io mi riallaccio al discorso che stavo facendo prima. Io eh, sicuramente l'ho già detto più volte: è un campionato molto, molto livellato. Eh, eh, mi sento di fare i complimenti a sicuramente si parla delle rivelazioni. No? Adesso siamo al giro di Boa eh, e sicuramente, a parere mio, Lucento e, e Cugno sono le due, le due, le due rivelazioni. Perché sfido ad agosto qualcuno che potesse pronosticare eh, questa classifica di, di, di entrambe eh, ci sono altre squadre come dice Alberto le ha chiamate corazzate sono della stessa idea che in questo momento sono un po' indietro e che come sempre si suol dire se poi i valori eh, devono venire fuori mh, non glielo auguro al mio amico Michele Magliano assolutamente e, e da ex calciatore del Cugno faccio, faccio il tifo eh, però sicuramente ci sono delle squadre che, che sono in questo momento, secondo me, eh, a livello anche solo di, di nomi, di, di giocatori, sono, sono un po' indietro rispetto a quelli che potevano essere i pronostici. Questo, questo sicuramente. Vai Carlo. Vabbè, io gliela faccio adesso, è il momento, la domanda su Babbo Natale. Che cosa diciamo, de dette queste cose... Mettiamola così un po' negative, nel senso che comunque avete analizzato una situazione non facile per voi attualmente, per tantissime ragioni, e analizzato un campionato molto difficile. Vi chiedo, e parto da, da Mr. Merlo: che cosa ti piacerebbe ricevere sotto l'albero? La, qualche giocatore oppure semplicemente qualcosa di diverso in generale? Non dirmi qualche punto, perché ok, quello l'abbiamo capito per entrambi. <ride> Due cose, guarda, ti dico sicuramente un, un paio di giocatori dove dici anche dove, in che ruoli Mate, uno dietro e uno davanti soprattutto e però vista, lì... guarda, che, guarda che qui il regalo te l'hanno già fatto eh sì, sì sì, ma lì ne abbiamo perso uno importante perso uno sì eh, no, non so, non so. e poi io chiedo soprattutto nel periodo di sosta la salute dei miei giocatori anche la mia eh perché secondo me è il momento dove si deve lavorare per mettere poi il carburante per il ritorno. E se lì uno si fa male, che mi perde quel pezzo lì, poi ce lo trasciniamo poi tutto il ritorno. Invece io ho bisogno che stiano tutti bene, che recuperano tutti dagli infortuni. Quindi poca e... festa, poca festa diciamo. Io la festa la lascio ai giocatori, anche se cioè, non significa che se siamo in questa situazione qua di classifica bisogna fare nove allenamenti al giorno. Bisogna fare gli allenamenti che si fanno, che sono quelli giusti, fatti ai 300 all'ora, fatti con lo spirito giusto. Poi, secondo me, se stiamo bene assieme, come stiamo noi come gruppo, è più facile che ne facciamo uno in più che uno in meno. Però eh, sicuramente la, la salute per poter lavorare, spingere e preparare, perché poi io dico sempre che se non hai valori tecnici più alti degli altri, devi correre più degli altri. E quindi se corri più degli altri ci arrivi prima e in questi campionati qua si fa la differenza tante volte. Io claro, non sono claro. di che pensa, eh, cioè, in eccellenza partire da dietro con la palla a terra. Dipende da che campo vai a giocare, perché delle volte ti salta otto volte prima che Questo non vuol dire che ci dobbiamo andare di punta in avanti, ma bisogna essere pratici: dove si può, si fanno tre passaggi di fila, dove non si può, si va. A fare bisogna usare quello che il fisico ti consente, di avere. poi le qualità tecniche dei giocatori eh, individuali lo sanno già da loro. Non credo che ai tempi, eh, Ancelotti di dicesse a Zidane: Devi fare questo, devi farlo. Era già bravo da solo, chiaro, chiaro. Vabbè, gi giro la domanda, a Ettore. Mister Merlo è stato abbastanza chiaro, diciamo. Vuole almeno due pacchetti, diciamo sotto, sotto l'albero. Tu che cosa chiedi? Ma no, io ti dico a livello di rosa, continua a dire: sono anche noi, tra l'altro, le ultime le due sono arrivati. Quindi, eh, che purtroppo non, non è tanto una miglioria, eh, ma è, è un sostituire quelli che purtroppo hanno già finito la, la stagione. Eh, però io mi tengo ben stretto i giocatori che ho oggi eh, continuo a dirlo eh, io sono, sono il primo che credo in loro e che credo in questo gruppo davvero chi chiudo eh, la parentesi di Natale con una battuta così ci facciamo anche una risata che in questi momenti fa anche piacere mm -hmm. settimana scorsa eh, il mio massaggiatore mi ha dato il, il sabato pomeriggio dicendomi guarda mister non riesco a venire in panchina perché eh, ieri mi sono stirato al lavoro, quindi io sono riuscito ad avere stirato anche il massaggiatore. Eh, e quindi eh, davvero cioè, spero di avere ecco, una seduta di allenamento tutta dal petto, compreso il massaggiatore. Eh, eh, e poi questo sono qua. sicuro che questo gruppo qua eh, riuscirà ad arrivare all'obiettivo. E dopo che ti ha detto che si è stirato alla lavoro, tu l'hai parlato quel paese, credo. No, no, beh. Per fortuna abbiamo il ricambio anche del massaggiatore. A Moretta siamo organizzatissimi, su quello eh, non ci lamentiamo assolutamente. Il mercato dei massaggiatori passa tutto da Moretta in questo momento. Bravissimo, allora... bravissimo. Allora, visto che guardo l'ora 21.12, il timer dice che abbiamo ancora 5 minuti per arrivare ai 45, così poi vi liberiamo. Io vi chiedo una cosa molto democratica, Alberto e Lettore, c'è un aspetto che volete toccare, che non abbiamo toccato, che avete piacere di dire? Se no io Carlo parto con un aneddoto che voglio chiedere a loro una curiosità, ma usciamo un po' dal seminato per la chiusura del blocco. Ma no, io credo che abbiamo parlato serenamente di tutte le cose. Di quindi io non ho nulla da aggiungere oh, oh, oh. spero di fare almeno qualche punto domenica per passare un Natale un po' più sereno Quello sì. no Alberto non volevo farti fare una ringa sugli arbitri volevo chiedere se non avevano toccato qualcosa esatto che andava toccato no, no ovviamente non parlo più fin quando allena <ride> ar ar argomento tabù no scherzo scherzo ovviamente no. è una battuta su, su cosa ci siamo detti ettore No, no, assolutamente, assolutamente. Allora Carlo, non te l'ho detto prima, ma immagino sei d'accordo. Così poi chiudiamo, diciamo così, serenamente e con leggerezza il blocco, così vi salutiamo, visto che siamo tutti e quattro addetti ai lavori, ma voi lo siete di più. Eh, allenatori, cioè, ma come si commenta lo sbagliare eh, un sorteggio yeah. di Champions League e rifarlo due volte. Cioè, ma qui non in eccellenza, ma neanche a un torneo notturno di calciassette estivo. Se, del genere io voglio chiedervi Alberto Ettore cosa ne pensate di quello che è successo, al di là di cosa uno tifa e di cosa uno non tifa. Non ti puoi permettere al genere se sei nel mondo del calcio a certi livelli. Però voglio chiederlo a voi che siete allenatori, che magari insomma, ci potete dare una risposta un po' più dal di dentro. Ecco. No, lascio rispondere Alberto che lui è della Juve che eh, oh, so beh, che è sempre beh. sul pezzo quindi... <ride> io, io di fatto ho detto ho fatto... al di là delle squadre io simpatizzo direttamente... il dono, quindi io oggi no, ho fatto no, una... per carità però io, io la Champions non so cosa sia lui invece è più esperto <ride> io neanche noi neanche, <ride> no, <ride> no, neanche noi purtroppo <ride> no, no, era... Sì, fatto... ma era stato più a livello <ride> generale sì, sì, al di là della no, fede. come partecipi come... part... sì Diciamo che ne è andate poche quello. Eh, no, no, ho visto tante finali, <ride> basta. Ma dicevo un mio amico oggi wow, del Milan che ha wow. allora rifatto un sorteggio perché mancava la pallina del Milan e, e lui si è incavolato mm. un pochettino ridendo. No, <ride> è una cosa pazzesca, perché se io penso ai soldi che girano in questo circuito qua e nei dilettanti mi viene veramente da sorridere. Eh, però facciamo lo stesso sport eh? Eh, fare una figura del genere è incommentabile cioè perché adesso veramente potrebbero partire gli avvocati delle squadre di, di, di mille cose eh, mh, essere arrabbiati perché io mi penso allo sport in Lisbona che affronta la Juve e, e, che doveva affrontare la Juve affronta il City. Secondo me sono un po' incavolati, cambia. <ride> cambia notevolmente. E mentre il Villarreal che affrontava il City affronta la Juve sta meglio. Poi attenzione, soprattutto <ride> perché poi ha, quando ci sarà da giocare sono partite dure. però la figura che è stata fatta in mondo Mondovisione veramente ridicola: con i soldi che girano dalla colpa. Al, 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 cioè, veramente non è possibile, è, è incommentabile. Anche perché poi vedo al di là di quello che è stato fatto anche della superlega non superlega che lì eh, sono cose che vent'anni fa con altri dirigenti, secondo me, non succedevano. Perché anche lì. Eh, mi viene da pensare io ero piccolo quando c'era Franchi che era il presidente della, della FIFA o, o comunque anche con i dirigenti nostri Juve, Milan e compagnia cantante eh, però dico che lì al, al, nella stanza dei bottoni c'è un po' di confusione anche lì e, qua, e oggi è stato dimostrato sicuramente Vabbè mister a questo punto guardiamoci da Juventini io non ho le mani sul tavolo e ovviamente per, per ragioni ovvie eh, secondo te era meglio lo Sporting che avevamo beccato subito o il Villareal che abbiamo beccato adesso? ma secondo me facciamo fatica con tutte e due <ride> sì, perché mi sa che il ciclo sia verso la fine e purtroppo nel mondo del calcio non si ha pazienza io questo lo dico a tanti Juventini che danno che insultano Allegri che insultano... il calcio è fatto di cicli la Juve adesso sta cambiando, sta provando a cambiare, ma è anche giusto che dopo nove anni abbiano spazio anche altre squadre. Poi forse per me lo vincerei per 50 anni di fila. Però ci sta che chi è che ha investito, che ha e che provi anche a vincere qualcosa. E noi ricambiamo. È chiaro che mi piacerebbe ricambiare arrivando secondo, terzo e non ottavo. Eh, però, però ci sta che nel calcio... Purtroppo non si ha pazienza. Io ho fatto l'esempio: l'anno scorso il Liverpool, che ha l'allenatore per me più bravo del mondo, ha perso sei partite di fila in casa contro squadre di bassa classifica, ma non c'è stata nessuna polemica, sono andati avanti, adesso sono di nuovo fortissimi, per me sono una delle squadre favorite per la Champions, eh, però è proprio una cultura che noi facciamo ancora fatica. Noi due partite, se le perdi sei un cretino, se le vinci sei un fenomeno, eh, poi se parliamo di allenatori lì proprio andiamo avanti, però anche le società possono fare degli errori anche le società perché non è che si è esenti di errore. Io non credo che, che la Juventus volesse dare 8 milioni o 9 a Ramsey, eh, cioè se potessero gliela ha dati ha sbagliato, un errore. Eh, purtroppo è un grave errore, però è così. Ci sta. Chiaro, chiaro, Vabbè, qualche anno facciamo vincere lo scudetto anche che è più scarso, dai. Io spero che lo vinca il Bologna, ma che perda domenica prossima. Ecco dai. sì, se ci fa un grosso favore. grazie Grande, grande, grande. almeno quello dai Danilo non l'abbiamo nominata fin qua e non la nominiamo quella squadra abbiamo detto Milan, Bologna, no, no, Soliccio, è... Lazio Roma ma non diciamo no, quella ma, ma va bene va bene Tanto... esce, no, esce fuori proprio <ride> va bene va bene no, io penso anche, vabbè, a parte che l'Inter cioè, avrebbe beccato l'Ajax adesso becca, incontra il Liverpool e l'Irpu che doveva beccare il Salisburgo becca l'Inter, quindi si legge a parte il Chelsea che, se non sbaglio, per due volte di fila Lille, ha beccato il sì. Lille, Esatto. Quindi, sì, però... Ma tu pensi Lille, Lille che era prima e due volte ha beccato il Chelsea da prima. Sì. Comunque, <ride> insomma, ovviamente, noi eh, questo è un grave errore. Speriamo che possano regalare spettacolo al di là di quelli che siano i colori della fede. Eh, la Champions League, sicuramente, era interessante chiederlo anche a due allenatori. Dell'eccellenza. 48 minuti e 0,7 secondi. Sono le 21,19. Caro, se sei d'accordo, io libero Alberto Ettore. Così li lasciamo a loro lunedì sera e non ci e non, noi non annoiamo più. Ecco. No, è stato bellissimo e piacevolissimo da parte mia. Allora, noi Beh, ringraziamo bene. Alberto Merlo, allenatore del Benarzole, e Cellerino, allenatore del Moretta. Vi abbracciamo, vi facciamo le bocca al lupo per i vostri rispettivi prossimi impegni. In bocca al lupo, visto che mancano 12 giorni a Natale, auguri di buone feste, ovviamente con la squadra, con le famiglie, ma poi ci sarà ancora tempo di sentirci. d'accordo? Altrettanto a voi. Ciao entrambi. Allora grazie a tutti. Grazie, grazie. A grazie a voi. Ciao, ciao, mister. Ciao. Allora, Carlo, adesso cerco di mettere una finestra che ci aggradi, che ci riavvicina. Eccoci qua. Fin, fin troppo, fin troppo. Allora, abbiamo esaurito nel frattempo, eh, cerco di eh, ho eh, espulso. Eh, esatto, no, no, ho chiuso le finestre di modo che così non, sbagliando, non mettevo più dentro i nostri ospiti. Allora, Carlo. Abbiamo esaurito questo primo lungo blocco, un blocco XL-XXL della trasmissione sulle 21 eventi, ma mi sembrava, mi sembrava, ci sembrava anche giusto e doveroso farlo con due ganatori di spessore, al di là che attraversino un momento di classifica sicuramente non positivo, però eh, sappiamo che l'eccellenza B è un, è un campionato molto interessante e noi speriamo che, da eh, quotidiano online della provincia grande le cuneesi possano arrivare più in alto possibile tutte quante poi è ovvio che una ne vince però insomma che tutte possono arrivare senti Carlo faccio decidere a te così io poi devo smanettare e cercare le finestre giuste eh, facciamo in questa seconda parte di trasmissione ma eh, molto eh, diciamo non extra large ma molto small in un quarto d'ora 20 minuti un po' un recap un excursus di quello che è successo nel weekend eh, sportivo della nostra provincia. Carlo, da dove vuoi partire? Io cerco, cerco di mandare in onda qualche finestra. Vabbè, eh, in, intanto Danilo ti direi, partiamo dalla Serie D, che, che, che così è anche il tuo terreno di caccia, dai, mettiamola così. Anche, anche, perché, anche perché la grande protagonista del weekend è stata la neve comunque, che non è arrivata ma era già sui campi e ci ha di fatto tolto le partite dalla promozione in giù, parlando di calcio. Eh? perché poi in altri sport si è giocato. Quindi la serie D è stato un po' il bacino momentaneo. Sì. Sì, bravo, bravo. Tra l'altro, che l'hai ricordato perché con insomma, la decisione arrivata venerdì, nel weekend dalla promozione in giù non si è sceso in campo. Le giornate di campionati, dei vari campionati, parliamo di calcio, da fino alla terza categoria, in realtà seconda, perché poi insomma, la terza ha già concluso il giorno d'andata. E tutto il giovanile, quindi il regionale, l'attività di base e anche il femminile, è stato traslato di sette giorni, ovviamente campi permettendo, ma neve nei prossimi giorni non ne dà, quindi si dovrebbe riuscire a giocare. Regolarmente e hai detto bene, a parte l'Eccellenza le che ne abbiamo parlato, eh, chi ha giocato su Sintetici o meno, ha cambiato campo. Comunque, l'Eccellenza ha giocato, si è giocata la Serie D. Allora, sono tre le cunesi che sono scese in campo eh, questo weekend, che avrebbero dovuto scendere in campo anche l'8 di dicembre nell'Immacolata. Ma sappiamo che lì, causa neve, sono state tutte e tre rinviate le partite: Chieri Fossano, Borgo Silla Saluzze, Bassa Renese, Vada Memoria rinviate al 5 di gennaio, mercoledì 5 gennaio alle 14.30, eh, sai, un po' di serie D, e ne parlo. E Carlo, da quale, quale Cuneese vuoi partire? Poi so, facciamo un po' un escursus sulle, sulle tre, su come è andata com questa domenica? Beh, Danilo, partendo da chi ha vinto, dai, eh, da, chi, da chi ha vissuto una settimana particolare. Eh. Forse, forse questo lo sai meglio tu di me nel senso che è stata particolare perché dopo la neve parliamo ovviamente del bra dopo, dopo la neve è arrivato il, il saluto di, di Bomber Alfiero che penso che avrebbe potuto destabilizzare anche ambienti importanti cioè penso, penso ad ambienti anche di categorie superiori nel senso che a metà stagione perdere un giocatore perdere insomma salutare un giocatore come lui eh, rappresentava qualcosa di importante invece il bra eh, si, è, si è rifatto subito andando a vincere eh, su un campo difficile come quello del Rigiticino eh, leggo qui le, le parole che tu, che tu hai riportato ovvero eh, Mr. Flores chiaramente dice che il successo di oggi vale davvero tanto e presumo che tra le ragioni ci fosse anche quella che ho appena detto insomma trovare la vittoria dopo, dopo aver salutato uno degli attaccanti di riferimento penso non fosse scontato non fosse facilissimo no eh, non, lo, non lo era assolutamente è arrivata per Vincenzo questa chiamata Possiamo dirlo, irrinunciabile perché comunque un treno in corsa a dicembre di una squadra che a fare spenti, accesi, semispenti chiaramente ha fatto capire che vuole provare a vincere il campionato e a tornare immediatamente tra i professionisti perché il Novara, ovviamente, non è una squadra da Serie D, ma ha un panorama attorno che, ovviamente, profuma di professionismo. E quindi, insomma, Vincenzo ha accettato questa quest offerta ed è andato alla corte di Mister. Marco Marchioni, ovviamente eh, Alfiero che sal ha salutato il BRA dopo 11 gol in questi 4 mesi della sua esperienza in giallo-rosso, un'esperienza ovviamente positiva che ha aiutato tanto eh, e che qui insomma il BRA adesso si trova. Con un attaccante in meno di questa caratura, tra l'altro, eh, poi ci andremo. No, tra l'altro, niente, perché fa parte di una delle cunesi, quindi ci andremo dopo sul discorso al fiero. Perché ieri il Vincenzo ha trovato anche il suo primo gol con la maglia del Novara, ma lì ci parliamo. Il giusto collegamento, diciamo. Il giusto, il giusto collegamento. collegamento, però, essendo okay. che abbiamo la finestra aperta anche su quelle che sono le dichiarazioni di. Roberto Flores ieri a margine della partita del BRA che ha vinto a Romentino con l'RGT Cino per 1-0 grazie al rigore trasformato da Luca Marchisone al diciassettesimo del secondo tempo, una vittoria fondamentale perché oltretutto ha detto Mister Flores è arrivato con la concorrente che volevamo continuare a tenere dietro di noi, il BRA che si stacca da una zona pericolosa, di classifica che sa la quota... 23, addirittura Carlo a tre punti dalla zona playoff, a tre punti dal, dal quinto posto. Quindi capiamo eh, quanto siano stati importanti questi nove punti consecutivi che il Bra ha racimolato in queste ultime tre partite. Sestri Levante, Dertona e RG Ticino, in mezzo, ovviamente, la, eh, il rinvio con la Sara però un Bra che in salute, che sicuramente la partita di ieri eh, è stata importante su un campo non facile, tra l'altro, l'RG Ticino che. Eh, ha trovato la seconda sconfitta casalinga della stagione, aveva perso soltanto con il Varese quindi un campo ostico eh, quello di Romentino, squadra dove milita il buon Bomber eh, Franza che però è entrato a eh, partita in corso non dobbiamo stare qui a parlare di lui perché ovviamente anche i muri sanno che Bomber è, anche se è un classe 1980 è una partita dove hanno fatto la differenza sicuramente l'equilibrio difensivo del Brat, uno tra i pali e poi c'è una nota interessante, Carlo, perché a tre minuti dalla fine ha riassaggiato il campo Alessandro Lillo Rossi, il capitano del Bra, assente dal 2 giugno scorso per la rottura dei legamenti al ginocchio a Gozzano, eh, è tornato in campo in attacco al posto di Ferla che ha sostituito eh, Alfiero, già in rosa, il ragazzo ex Novara. Comunque adesso darà una mano in attacco. Poi, ovviamente, il Bra che ha detto che vorrà eh, intervenire sul mercato per rinforzare il reparto offensivo, però. Eh, Lillo Rossi, che è entrato in campo in attacco per non buttare nella mischia nei contrasti, ma alla più, dare... diciamo. per dare centimetri nel gioco aereo, e che quindi Alessandro, che, dopo una lunga assenza, ha ritrovato il campo, Carlo, credo che questa sia comunque una bella cosa da sottolineare, al di là del risultato per il bra. Beh, beh, sicuramente, è un, eh, un ritorno che credo potrà dare tanto al bra e potrà dare tanto al terzo tempo, perché ricordo, Lillo, sempre grande protagonista delle nostre trasmissioni. Quindi. Sicuramente un... il suo ritorno alla parte attiva del calcio è positiva <ride> Un Lillo, lillo mai eh... banale? Vai. No, de, 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 stavo, stavo constatando dalle tue parole un interessante gioco del, del weekend, perché se bra... c'è cioè, se, se, se stato França, diciamo, per, per, per vie traverse, diciamo, si, si è parlato di França sugli altri due campi, quello che ha visto in campo il Saluzzo, quello che ha visto in campo il Fossano. Abbiamo avuto altri due ex cunesi molto importanti perché dicevi tu di Alfiero, protagonista e marcatore, ma anche Varvelli contro Saluzzo. Quindi, diciamo, abbiamo avuto esatto. tanti ex numero 9 in gol. Volevo soltanto chiudere il discorso relativo al Bra, ricordando che adesso ci sarà per tanti l'anticipo a sabato, perché poi si tornerà in campo il 22 dicembre nel turno settimanale pre-natalizio. Bra che sabato alle 14.30, 18 dicembre alla Tiglio Bravi ospiterà il Vado una direttissima concorrente per la classifica, 23 bravi, 22 vado sarà una partita ovviamente che noi seguiremo live da Tiglio Bravi. Carlo, visto l'aggancio con Bombo e Vincenzo Alfiero, direi di buttarci su Fossano Novara. Sì, sì. Vabbè, partita che probabilmente... Così tu le, eh, ne parli diciamo, io vado a pescare la finestra. Chiaro, chiaro. Diciamo, il, risu il risultato forse racconta di una partita un po' senso unico, perché lo 0-3 finale lascia... Poco spazio interpretazioni In realtà, anche dalle dichiarazioni post partita di Mister Viassi, così mi, mi collego un po' quelli che sono i contenuti multimediali che abbiamo, abbiamo portato sul nostro portale nel post partita. Mister um, Viassi sottolineava comunque come il Fossano ha cercato di ribattere colpo su colpo. Guarda, Ma chiaramente ti, in guarda, questo guarda, momento il tu, Novara. Che te eccolo buttato. qua, eccolo qua. Un, 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 Viassi, un Viassi che guarda, guarda di lato, tra l'altro, un, un po' preoccupato, un po' pensieroso, non lo so. Eh, de detto questo, credo che il Fossano quest'anno, e forse non solo il Fossano, penso anche al Saluzzo, stia raccogliendo meno di quanto forse può aver dato in campo: nel senso che la Serie D, un po' come l'eccellenza, tante volte si, si decide sui dettagli, o meglio, se l'eccellenza si decide sui dettagli, figuriamoci la Serie D, in cui Anc anche nelle giornate, noi le individualità la fanno, fanno la differenza, no? E soprattutto quando giochi contro una squadra che è tanto per citarne uno, ha Pablo Gonzalez in campo, cioè un giocatore che, che si racconta un po' da solo. No? La, favola, la favola di Gonzalez, ormai dieci anni fa, perché avete tanto svelato le carte, sono Juventino. Gonzalez era in Serie A nel, nel, nella prima Juve scudettata di Conte. Quindi sono tanti anni, però era stata una grande favola la sua, quella del postino. Gonzalez resta un giocatore che per la Serie D non è solo un lusso, forse anche di più. Lusso era un involontario gioco di parole, ora che lo dico ci penso. Sì, no, 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 certo non volevi, non volevi celebrarmi, <ride> lo so. Eh, Paolo Gonzaga, è un giocatore immenso, che poi ha fatto le fortune anche dell'Alessandria, insomma, poi ha deliziato e anche del Novara, poi in Serie A, ovviamente, quindi insomma, lo conoscono molto bene in quel di Novara allora io nel frattempo che parlavi a parte buttare un attimo lì anche a voi no? che poi potete andare a ripescarvela nella nostra sezione serie D ce l'avete in intervista fatta a Mister Fabrizio Viassi del Fossano e parlando di Fossano niente da fare appunto per i Blues il Novara spugna il pochissimo per 0-3 Vediamo in sovraimpressione il contributo il servizio realizzato ieri dal nostro Federico Medana. Insomma, tanto buon cuore, una buona prestazione per i fossanesi. Però, alla fine Carlo il Novara l'ha portato a casa. La forza della campionista, direi chiaro, chiaro. Sì, era quasi un testa coda, ha campionato. Chiaramente non è in queste partite che il Fossano può pensare di costruire la sua salvezza. Poi è chiaro che se porti a casa a qualche punto, ben venga, ma eh, non è facilissimo, no? Eh, tra l'altro, non solo al fiero, no? ha segnato anche Vutai, quindi la giornata proprio dei, dei grandi ex, eh, dei grandi ex a tutto tondo. Dardan Vutai, sì, per quattro eh, mesi al Bra, nella stagione 2015-2016 se non vado errato, o quando no, stagione 14-15, esatto. Che all'epoca lui, classe 95, quindi all'epoca aveva eh, 20 anni, 19-20 anni, insomma, un gol soltanto per lui fu una meteora ma perché era ancora in una fase in un processo di crescita Dart anche adesso è diventato insomma un attaccante eccezionale tra l'altro se non sbaglio 19 gol capocannoniere del girone A e secondo me a gennaio si eh, faranno avanti anche delle squadre di serie C perché secondo me per lui ci saranno tante richieste nel mercato dei professionisti perché ovviamente un attaccante del genere eh, richiama i grandi interessati del, del mercato e guardando appunto il tabellino, la partita che l'ha per il 41esimo, Vincenzo Alfiero con un tapping sotto porta e poi la doppietta di Dardan Vutai Comunque un fossano generoso che ci ha provato. Fino alla fine, tra l'altro, c'è un fatto curioso che è avvenuto. Poi passiamo alla partita del, eh, di Saluzzo Chieri, Carlo. C'è un fatto curioso, all'angelo pochissimo, riportato anche dal nostro Federico Medana, che eh, nell'intervallo durato più di 20 minuti anziché 15. Il signor Patruno di Bari, che era il primo assistente, si è infortunato, insomma, ha avuto un, un problema eh, fisico e al posto di due guarderine, sono stati messi due dirigenti delle due squadre. Calamari per il Fossano, che tra l'altro è vicepresidente, e Bennati per il Novara. Quindi si è tornati ad un, veramente ad un calcio di provincia. Di una volta. Bisogna, bisognerà chiedere a Cellerino se questo assistente non aveva dei trascorsi a Moretta perché diciamo, un infortunio v viene no, da pensarci dopo, dopo quanto ci ha detto Ettore sei tremendo, sei tremendo eh, vabbè da, da, se, se, drammaticamente sì, drammaticamente sì. No, de, detto questo la terza squadra cuneese purtroppo una sconfitta anche qui con un giocatore che è stato più di una Meteora Bra che Varvelli e, no, Danilo anche per il Saluzzo una partita che probabilmente poteva girare diversamente ma ma in queste categorie si paga davvero poco, si paga davvero la partita che perdi 1-0 e che poteva girarti a tuo favore se ci avessi messo quel pizzico in più sì, tra l'altro, Bomber Barbelli, che in settimana ha trovato l'accordo con il Chieri, lui che aveva iniziato, se non sbaglio, la stagione, in eccellenza, alla Bielese, Dopo che la passata stagione, lui per le ultime due stagioni, se non ero, eh, ha indossato la maglia del PDH a Pondonaz in Prima in Eccellenza e poi in Serie D. E poi adesso, insomma, questo ritorno suo in, nella quarta categoria nazionale dopo una breve esperienza da Biellese, e ieri ha castigato i marchionali allenati da Mauro Briano. Vediamo qui, insomma, il titolo Aureli beffa al saluzzo. Chi respugna Damiano del nostro Matteo Pipino? Un, un saluto che purtroppo non riesce a togliersi dalle zone basse della classifica. Tra l'altro c'è da dire che eh, insomma, il Saluzzo che ha fallito una grandissima occasione perché eh, dopo tre minuti con Rotto ha fatto un fallo di mano in area tra l'altro ha monito anche dal direttore di gara dal dischetto si è presentato Lewandowski non Robert del Bayern Monaco eh, Lewandowski <ride> del Saluzzo e Edo, il numero uno del Chieri insomma, a, a fil di Paolo è riuscito a respingere il pallone quindi, Saluzzo che addirittura avrebbe potuto portarsi in vantaggio e qui ritorna Carlo quello che dicevamo prima. In Serie D, purtroppo, certi episodi non ti perdonano. Sono le cosiddette slide indoor delle partite, no? Magari fai gol su rigore dopo tre minuti e a fine partita racconti di una partita facile, vinta facile. Sbaglio un rigore, grazie a un giocatore come Corrotto, che è un vecchio volpone di categoria, che ovviamente conosciamo benissimo, Giorgio, perché è stata una colonna del cuneo e che ha vinto campionati. Era, era un po' la colonna dei, dei cuneo di Iacolino che a un certo punto iniziavano a girare vincevano, e, e chiaramente poi queste squadre ti puniscono. E, è chiaro che magari sei, sei ancora in una fase del campionato in cui pensi subito alla partita successiva. Secondo me, andando in là, queste saranno le partite che ti faranno pensare, riflettere, piangere o rimpiangere quello che avrebbe potuto essere e non è stato perché poi ora i punti pesano, ma un po' meno forse. Rispetto a febbraio o marzo, benché siano tutti e tre punti, no, no, chiaro. Eh, assolutamente, il tuo ragionamento non fa una grinza. Tra l'altro, guardavo che poi il gol partita è arrivato all'82esimo proprio con Varvelli che ne parlavamo prima, con un lancio di Diglio, e un cross eh, basso di Corsini, Varvelli la piazzata di destro eh, vincente, quindi 0-1. e Insomma questo poi ha fatto sì che ha spugnato il Damiano con il punteggio di 0-1 e se mi eh, riempi 30 secondi io Carlo vado a prendere, in men che non si dica, anche il prospetto di quello che è stata questa giornata, così vediamo anche il prossimo turno, ma soprattutto guardiamo anche la classifica di Serie D. Va bene, va bene, sì. E che dire Danilo, siamo, siamo in una fase ormai, or ormai diciamo, calante del girone d'andata, quindi sarà importante capitalizzare il più possibile. Sicuramente il mese di dicembre lo sappiamo essere decisivo su tanti fronti, eh, anche fuori dal campo, perché c'è il mercato e probabilmente non sarà decisivo solo dicembre. Perché come dicevi tu, giocatori come Butai e non solo, probabilmente avranno richieste anche in categorie superiori a gennaio e chiaramente potrà cambiare un po' la conformazione del girone e la forza delle squadre, delle squadre in gioco. Sarà importante dal prossimo turno fare più punti possibili, ovviamente. Tra l'altro, con l'ausilio ovviamente della grafica, guardiamo un po' la classifica che è ovviamente è aperta dalla capolista Novara con 35 punti. Un sorprendente chiere, quota 30, che segue a ruota i novaresi. Ricordiamo ovviamente tutta la batteria di partite da recuperare il 5 gennaio. Novara che, incredibilmente, pur con un piola semi-innevato, è riuscito a giocare e a vincere con la Lavagnese mercoledì, giorno dell'Immacolata. Poi eh, scorriamo la classifica, vediamo appunto il bra a uh, quota. 23 punti, adesso vi eh, alzo anche un po' la tendina, va a quota eh, 23, eh, sostanzialmente poco più di 100 classifica e poi purtroppo Carlo dobbiamo scendere nelle ultime due posizioni perché insomma il Falaino di Coda e il Saluzzo con 10 punti davanti di una sola lunghezza al Fossano, quindi adesso ancora la giornata di eh, sabato e poi il turno pre-natalizio infrasettimanale, la giornata del eh, poi ci saranno i recuperi del 5, la giornata del 9 e poi si concluderà il girone di andata. Una classifica ovviamente, Carlo, che deve assolutamente svoltare per Fossane e per Saluzzo. E nel frattempo, che mi rispondi, io vado a pescare il prossimo turno. Sì, è una classifica che deve svoltare, come ti dicevo, e probabilmente non solo per Fossane e Saluzzo: ci sono tante realtà, ovviamente, noi ci, ci interessano eh, maggiormente queste, ma è chiaro che è un po' per tutti. ma penso lo stesso Bra non possa diciamo appoggiarsi sulle tre vittorie consecutive che citavi tu eh, no, perché certo. chiaramente è, è una classifica che come, come dicevi, dicevi prima ti, se, se la guardi da un lato ti senti bene se la guardi dall'altro hai sempre un po' paura no? Il Bra stesso se si guarda da un lato dice eh, vabbè sono quasi i playoff se si guarda dall'altro però dice non devo sbagliare tante partite perché ho paura che mi vengano come si dice in gergo tecnico mi vengano sotto molto rapidamente eh, benché ora il vantaggio che si è creato inizia a essere un vantaggio importante. Assolutamente, tra l'altro, vediamo nel prospetto, così poi chiudiamo il discorso calcio e facciamo un'ultima riflessione. Mi sembra, se non vado errato, caro, che parliamo velocemente di pallavolo. Allora, il turno di questo weekend: chi giocherà sabato, chi giocherà domenica? Abbiamo detto Bravato, Asti, Saluzzo, quindi un crocevia importante per i marchinari di mister Briano che cadranno a Cesim di Asti e poi Borgosesia Fossano, anche qui una direi tre partite fondamentali, ma soprattutto per Stutz e Fossano. Chiaro, chiaro, sono, sono quasi scontri diretti, sono comunque gare che iniziano a pesare tantissimo, tra l'altro contro una neopromossa nel caso del Saluzzo quindi sono, sono punti che iniziano a pesare come macigni a questo punto del campionato. Allora, Carlo, eh, io direi un'ora eh, 08, abbiamo sfondato l'ora, sono 21.40 gli ultimi... Sette, otto minuti di trasmissione, cosa ci concentriamo e di cosa parliamo? Chiedo di pallavolo. Beh sì, diciamo in questo weekend è importante penso fare un cenno alla pallavolo perché con, con la LPM ferma, ma il fatto che fosse ferma era comunque la nota positiva perché non doveva giocare in Coppa Italia eh, per ragioni di regolamento essendo, essendo alta in classifica, parlo di LPM pallavolo Mondovì Bisogna constatare che per la prima volta credo, in stagione sarà insomma, non ho i dati che me lo confermano, ma sono quasi certo di avere ragione. Hanno vinto tutte le cunesi in campo di Serie A perché ha sì, vinto confermo, eh, confermo. Cuneo Grand, Bosca, San Bernardo Cuneo, esatto, ha... tranne il Monge Gerbardo Savigliano, che purtroppo ha perso 3-1. Chiaro, 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 chiaro. Che è in Serie 3, ovviamente, sì, sì, certo. Eh, diciamo, eh, ragionando, ragionando sulle prime quattro piazze, a uno, diciamo, di a, a Serie 1, 2... A 1-2, sì, quattro sorrisi, è, esatto. È arrivato Play di vittoria, sì, sì, sì. Nonostante il Monge Gerbaudo, comunque, chi, chi ha visto la gara può testimoniare di una gara in cui eh, Savigliano si è un po', po persa nel finale, dopo, dopo aver fatto un ottimo primo set, ha poi avuto un calo che, eh, che ha pagato, ma, come si dice, si... si Spesso si dice pecchiamo di gioventù, quindi non si pecca di gioventù, ma si pecca, si pecca forse un pizzico di inesperienza, essendo la 3 comunque una categoria nuova. Tu, Danilo, li hai visti anche dal vivo e sai, sai che è chiaramente è un altro livello, forse rispetto alla serie B momentaneamente. No, assolutamente sì. Poi tra l'altro Monte Germano Savigliano, che arrivava comunque da un buon momento, adesso la trasferta ieri con Montecchio Maggiore, insomma, questo 3-1 e Bosio, che dice: abbiamo sprecato qualche eh, occasione però insomma una un Savigliano che può essere contento del campionato che fin qui sta, sta facendo. Allora velocemente Carlo guardiamo un attimo le quattro cunesi di A1 e A2 e poi direi che possiamo volgere ai saluti al <ride> di buon lunedì sera ai nostri ai nostri visitatori ah, sì. e ascoltatori. Beh, ma andiamo tutti a dormire. Vabbè, eh, ovviamente gli occhi erano puntati su, sul Palo Bibanca e sulla su, su bosca San Bernardo Cuneo Bergamo, perché Cuneo arrivava da un buon momento e ci, ci speravamo, eh, ma, ma, ma nulla è scontato in questo momento, in questo campionato. E invece Cuneo ha fatto la partita che serviva, ha chiuso in tre set e ora si candida prepotentemente per, per tornare tra le prime otto, che per come si era messa la stagione... Ovviamente, giustamente, tu mostri la foto della grande esultanza di Federica Squarcini e Memi Signorile con le compagne, ehm, con l'articolo del buon Edward Pellegrino, che in questo momento è, sta lavorando ed è sul lavoro proprio perché è invitato a un evento del, della Bosca San Bernardo Cuno, meglio di Cuno Grande Volley. Ieri, ieri Danilo è arrivato a una vittoria che pesa tantissimo. Eh, perché veramente ricandida Curio per, eh, per, per tornare almeno ad ambire alle prime otto, no? che poi è un po' sì. come dire la zona Champions parlando di calcio. Sì, tra l'altro Edward che mi ha mandato un selfie con il buon, adesso non ve lo mando sullo schermo che evito di far così, <ride> ma un buon selfie con eh, il nostro eh, Gabriele De Stefanis, eh, con Gabo, grandi saluti dal eh, palazzetto, adesso ve lo mostro. Eccoli, così, non, so che, non so che cosa si può vedere Rid, <ride> sì, 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 sono sì, so sì, so ridenti, so ridenti con le gambe sotto al tavolo noi lavoriamo e loro mangiano fondamentalmente tanto, tanto non ci sentono quindi lo posso dire Mero, meno si vede della foto meglio è per tutti noi forse per, <ride> sì, sì, sono, per sono, chi sono ha avuto il coraggio di arrivare alle 21.44 ancora con noi forse se gli evitiamo ancora la vista di, di esatto. quel Latin Lover è meglio per tutti <ride> quindi, come dicevi, te giustamente conferma l'ottimo periodo e quindi un altro scontro diretto e poi, soprattutto, eh, il fatto di comunque ritornare a pieno titolo in corsa per l'accesso alla Coppa Italia, quindi con il sorpasso su Casalmaggiore. Questa forse è eh, un'altra un nota lieta: oltre ai tre punti conquistati sul campo, cuneo che secondo me ha superato anche la fase di rodaggio con le nuove giocatrici, perché poi i meccanismi sono gli atti grazie coach eh, Pistola. Adesso però ehm, c'è il rasci finale, del girone d'andata, perché sabato 18 dicembre, eh, 20 e 30 ovviamente partita che noi eh, seguiremo, perché al Palo Bibanca di Sarago Castagnaretta arriverà per oggi, Carlo. Sì, sono altri, è un'altra partita da sfruttare a pieno, si gioca in casa ancora, bisogna cercare di vincere ancora, perché questo è il momento in cui... Secondo me le biancorosse, le gatte così come vengono chiamate, non devono, non devono mollare. Poi loro genericamente Cuneo per tradizione ci regala grandi partite sotto Natale. In realtà era Santo Stefano la famosa vittoria con Novara, se non erro, ai tempi al Tajrek. Giusto. E, e quindi bisogna, bisogna appellarsi anche alla tradizione per cercare di, di portare a casa quei punti che, che faranno, faranno sicuramente piacere. E tra l'altro mostrandovi adesso lo scout finale della partita pubblicato dal nostro Edward nel report eh, della partita, vediamo eh, ovviamente Sponda Cuneo, eh, le doppie cifre, ma soprattutto i 14 punti di Lucille Giquel una giocatrice fondamentale, non solo martello spaccapalloni, ma soprattutto un, un grande apporto offensivo che ovviamente con il 60% di, di attacco, una giocatrice che serviva per eh, i meccanismi di Cuneo, Carlo. Sì, sì, assolutamente. Cuno negli ultimi anni ha fatto un percorso di crescita costante ed era abbastanza evidente che in questa stagione volesse trovare quella giocatrice da tanti punti a partita eh, che forse era mancata nelle scorse stagioni, benché Lisbaneck avesse ad esempio fatto tanto già anche lo no, scorso certo. anno. Eh, quella giocatrice è arrivata Scusa? No, no, dico, eh, no, ti ho detto ho, ti ho, ho ti fatto perso, un cenno sì. Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ti no, ti sento, dicevo, mi sento fatto... a scatti, ma ti sento. No, io tu mi senti? Sento. No, no, io ti sento, ti sento. Mi senti, Carlo? Ok, ok. Sì, ora sì? No, dicevo, eh, no, ho fatto un cenno di sì con la testa sul fatto che tu parlavi della vaneche per quello. Ah, chiaro, chiaro, sì. Scusami, no, è che ti ho, presumo sia un problema di connessione, ti ho... Ti, ti sento a tratti, a tratti ti vedo, a tratti non ti vedo, e quindi ho, ho detto magari ho, ho detto qualcosa di sbagliato. No, eh, ov ovviamente per Cuneo sarà importante vincere. E sicuramente l'apporto di Gichella nelle ultime settimane è stato, è stato decisivo, è stato fondamentale. Assolutamente. Allora eh, per eh, rimanere eh, sempre su Cuneo, così poi ci spostiamo su Mondovì, Cuneo però sponda maschile, serie A2. I ragazzi di coach Roberto Sergnotti che hanno trovato una vittoria fondamentale, pesante, preziosa, voluta a Lago Negro per eh, 3 a 1, Carlo. Insomma, una grande, una grande partita, una grande vittoria. È una grande vittoria. Anche qui, eh, vabbè, diciamo, sembra di essere ripetitivi, ma in realtà i contesti poi sono diversi. Qui contava vincere più che altro per non perdere il treno. alcuni hanno avuto qualche passaggio a vuoto diciamo non ha ancora trovato quella costanza di rendimento che forse ehm, può essere decisiva in un campionato in cui comunque poi saranno decisivi i playoff. è chiaro che una, una vittoria a Lago Negro dà di nuovo un'iniezione di fiducia importante, dà, dà, dà sicuramente una mano al gruppo per, per forgiarsi, amalgamarsi al meglio, in una fase che comunque è ancora di costruzione, tempo ce n'è. Eh, Serniotti penso che abbia detto delle parole che sono di orgoglio, ma anche eh, come dire, una sorta di monito nei confronti dei giocatori, sappiate che siete nel vostro momento migliore avete fatto la vostra migliore partita quindi crediamo nei nostri mezzi come dire esatto, eh, tra l'altro Cuneo che appunto si imposta 3-1 eh, contro il suo ex palleggiatore perché c'era Pistolesi dall'altra parte eh, della rete trascinati da Wagner con 21 punti e anche Preti e 15 quindi insomma eh, positivo e sicuramente fa bene sperare per il prosieguo di eh, stagione Carlo, concludiamo con Mondovi e poi ci avviamo i saluti. Chiaro, chiaro. Giusto per chiudere, un cenno su Mondovi che continua a portare a casa. Punti. Chiaramente parliamo della VVC Sinergy Mondovi, che domenica giocava contro non solo un vecchio, diciamo, se corrotto l'ho definito un vecchio volpone. Eh, di chi sto parlando è qualcosa in più, perché parliamo di Cisolla e del suo Brescia. Cisolla, per chi segue il volley chiaramente rappresenta un po' un'istituzione. Comunque, un giocatore di altissimo profilo. E Mondovici si conferma in grande crescita. Eh, questo, questo, è il mio, questo è il mio pezzo, insomma, il mio assunto, la mia rielaborazione, ha portato a casa altri due punti. Danilo in un campionato in cui stava, stava faticando, penso che vogliano dire, vogliano dire che questa squadra c'è finalmente. Serviva tempo, serviva necessità. Ovviamente, aveva necessità di amalgamare un gruppo nuovissimo, perché era praticamente rivoluzionato per penso 11 12 ma ora Mondovici c'è. Mondovice, ne abbiamo parlato qualche settimana fa con coach Francesco Denora, tra l'altro collegato live dalla Puglia che era sceso dalla famiglia per, insomma, per due giorni, però sì un gruppo che si è cementato bene, che aveva bisogno di trovare anche i meccanismi giusti e l'ha fatto. E tra l'altro appunto strappando una vittoria fondamentale con una squadra tostissima lei già detto tu a parte Alberto Cisola comunque sappiamo della forza di Brescia in questa serie eh, a due e quindi una vittoria che, che fa morale che serviva in, in, in una batteria di partite sicuramente molto molto tosta quindi insomma grande grande la vittoria eh, dei moregalesi che a questo punto possono continuare il loro percorso e Mondovì che comunque ovviamente sta facendo bene e per questo noi intendiamo anche per quanto riguarda il femminile che però come hai detto tu era i box questo fine settimana. Chiaro, chiaro, sì sì. Carlo, allora io direi se non abbiamo dimenticato nulla, se non abbiamo dimenticato niente, sono le 21.51, un'ora quasi e di trasmissione, abbiamo già... Ad, uh, annoiato abbastanza no, è uno scherzo, i nostri lettori io direi che possiamo chiudere qua Carlo o hai ancora un'osservazione o qualcosa da dire No, no, sono d'accordo sono d'accordo sul fatto che dopo un'ora 19 minuti e 46 secondi in questo istante di cose ne abbiamo dette e quindi, e, qui, e quindi è anche giusto dare la buonanotte ai nostri, ai nostri telespettatori e ringraziarli ovviamente per la solita passione con cui ci seguono ogni settimana questa era la puntata 45, l'odicesima stagionale, eh, lunedì prossimo sarà la 46 e quindi la tredicesima stagionale e sarà l'ultima puntata del 2021, lunedì 20 dicembre dalle 20.30, tornerà il buon Edward Pellegrino, saremo anche live da una location particolare, ma non vi sveglio niente, comunque sarà una, punt una puntata dove tratteremo ovviamente eh, i contenuti del weekend, ma soprattutto anche, insomma, ci faremo, sarà l'occasione per farci gli auguri di Buon Natale, di un felice anno nuovo, perché poi l'appuntamento sarà, se non vado errato per lunedì 10 gennaio 2022. Allora, io eh, ringrazio questa co-conduzione d'eccezione che fa anche rima, però insomma il nostro timoniere sportivo Baldo, eh, insomma, Uh, balda Forza, Energia per la nostra redazione sport, Carlo Ceruti. Grazie Carlo per aver condiviso con me. Comunque questa bella puntata perché abbiamo parlato. Eccellenza, abbiamo fatto anche un bel escursus. Grazie, Carlo. Lunedì sera sportivi sono quelli che a noi ci piacciono. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, sono quelli che ci divertono. Grazie a te, Danilo. Ovviamente, per, per, per la co-conduzione, viceversa, co mentre arrivo, continuano a arrivare domande, richieste. La giro eh, non so, alle 21. 52, vedo. ci chiedono notizie panchina Revello? Qua ti, ti, ti considerano un po' come Gianluca di Marzo della provincia di Cuneo. Tu, Carlo, hai notizie della panchina del Revello? Così rispondiamo a Nicola. Ci faremo Flaviano, sapere, noi, noi siamo anche. Siamo scatto la risposta. Siamo scatto la risposta. Eh, noi, siamo ovviamente. scatto la risposta. Quindi, buon, buon Nicola, prendiamo appunti e ti faremo sapere. Leggerai sul, sul nostro giornale notizie sulla panchina del Revello, ovviamente. Allora, grazie Carlo, io ovviamente vi saluto cari nostri lettori, amici eh, sportivi, tra l'altro eh, mi arriva in extremis eh, mister Roberto Floris, ciao Danilo ma ovviamente vale anche come ciao Carlo, ciao Roby, grazie insomma che eh, ci hai buttato un occhio in questo lunedì, sera abbiamo parlato bene di te e di voi ovviamente quando abbiamo trattato di serie D. Allora ovviamente eh, io vi ringrazio per, per averci seguito, eh, potete eh, rivedervi la puntata perché rimarrà la registrazione sul nostro, sulla nostra galleria video, rimarrà la registrazione anche sul nostro canale YouTube e poi vi rimandiamo, noi abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di Serie D e di pallavolo. Ma eh, soprattutto, di fatti, per democrazia, guarda che Mr. Flores dice anche ciao Carlo. Quindi, insomma, vedi che è stato eh, assolutamente democratico, Mr. Flores. <ride> ha, ha, ha risposto <ride> al mio appello. No, dicevo, eh, non soltanto calcio D, non soltanto eccellenze pallavolo. Tutto il resto del weekend sportivo lo trovate su ideawebtv.it, ma non soltanto sport, anche news. Eh, ovviamente sette giorni su sette, poi tutti i giovedì eh, in versione cartacea, versione sfogliabile online anche in rivista IDEA. Grazie Carlo, grazie a voi per averci seguito. Concludiamo qui. Buon lunedì sera, arrivederci alla prossima puntata. Ciao.